Rassegna stampa di oggi 3 agosto 2018, cari amici, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Daisy Osaque, identificati gli aggressori, sono tre ragazze italiane, atti di goliardia. Un 19enne confessa 7 lanci di uova. Hanno un nome gli aggressori di Daisy Osaque, la 22enne italiana di colore ferita a un occhio nella notte tra il 29 e il 30 luglio da un uovo lanciato da un'auto in corsa a Moncalieri. Si tratta di tre ragazzi italiani denunciati per lesioni e omissioni di soccorso. La motivazione del gesto sarebbe riconducibile a mera goliardia. I tre giovani residenti a Vinovo, la Loggia e Moncalieri sono stati identificati attraverso una complessa attività di indagine che ha permesso ai militari dell'Arma di individuare la targa della Fiat Doblò da cui è partito l'uovo che ha colpito in pieno volto l'atleta italiana. Vaccini, Movimento 5 Stelle e Lega presentano due emendamenti per rimandare l'obbligo per i bambini fino a 6 anni al 2019-2020, una sorta di diga giallo-verde contro la legge Lorenzin, che un anno fa ha reintrodotto l'obbligo vaccinale a scuola, prevedendo in particolare la non ammissibilità a nidi e materne per i bambini da 0 a 6 anni non in regola. Gli emendamenti all'articolo 6 del decreto proroghe. Oggi e ieri, quindi, all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato e pronto da domani per l'incarico in aula, sono uguali. Filippine, bambina romana di 17 anni muore dopo contatto con Medusa. La madre dice: nessun avvertimento. Gaia Trimarchi si trovava sull'isola di Sapitang, Laia, e stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia, quando ha urlato dal dolore. È stata dichiarata morta a causa di una grave reazione allergica provocata da una cubomedusa, tra le più velenose al mondo. La madre, riporta l'ANSA, ha denunciato l'assenza di segnali di avvertimento. Migranti, Ivanka Trump contro il padre, separazione famiglia al punto più basso del mandato, anch'io figlia di immigrata. La figlia e consigliere del presidente USA ha parlato a una conferenza di Axios. Bisogna stare molto attenti, ha aggiunto la 36enne, a non incentivare comportamenti che mettono i bambini a rischio di essere trafficati. Migrante 19enne picchiato a Partinico, due aggressori arrestati, identificati nel video, altri presenti impassibili o compiaciuti, insomma. Lorenzo Rigano, 37 anni, Francesco Bono, 34, sono accusati di aver colpito e insultato il senegalese Khalifa Dieng. Il secondo era inizialmente risultato irreperibile, poi è stato fermato dai carabinieri. Al pestaggio hanno partecipato almeno qua altre 4 persone ancora non identificate. Il GIP ha detto solo in pochi sono intervenuto per fermarli. Reticenza anche durante le indagini. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che è edita da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.